cari amici, oggi ho raccolto dall'orto delle belle fave e dei piselli e ho pensato di fare un buonissimo primo piatto con della pasta biologica al 100%, Girolomoni, al 100% biologica perché loro coltivano il grano, macinano il grano e hanno il pastificio, tutto nella nostra provincia di Pesaro Urbino. Procedo con la pulitura dei piselli e poi lo condirò con una buona cremina di pecorino. I piselli e le fave sono pronti. Adesso vi do una lessatina. Le fave ho scelto le più piccoline, così almeno hanno la stessa cottura dei piselli. Un pochino d'acqua, un pochino di olio, un pizzico di sale. Non metto troppa acqua così almeno rimangono più saporiti. Copro e aspetto che si cuociano un po'. Pisellini e fave sono quasi cotti. Li lascio un pochino al dente perché poi dovranno finire la cottura dentro il soffritto. Adesso sto preparando un cipollotto. Un pochino di olio in una padella. Il cipollotto e uno spicchio d'aglio triturati abbastanza finemente. E con questo prepariamo un bel soffrittino. Il cipollotto si è appassito. Il cipollotto era così, anche con il verde. Aggiungo le fave e i piselli con il suo liquido, perché un pochino ci vuole. Un pochino di pepe. Di sale e lascio ancora cuocere per qualche minuto. Nel frattempo preparo la cremina di parmigiano e preparo l'acqua per cuocere la pasta. L'acqua bolle, mettiamo il sale. E la pasta girolomoni, mettiamo circa un 2 e mezzo. Nel frattempo preparo la salsina di formaggio. Ho preparato 40 g di pecorino e 40 g di parmigiano. Si può fare anche solo parmigiano, solo pecorino. A me piace il mix e faccio così perché un po' di pecorino ci vuole, le fave chiamano il pecorino. Metto anche 2 cucchiaiate di questo sughetto e 1/2 bicchiere di latte. Frullo il tutto. I maccheroni sono cotti al dente, quindi li scolo e finisco la cottura in padella. Aggiungo un pochino d'acqua della pasta. Finisco la cottura un po' risottata. Stavo leggendo grano duro cappelli. Direi che è proprio una buona pasta, tutto biologico, dalla pasta alle verdure che ho messo dentro, un buon pranzetto. Bene, direi che è ora di mettere la salsina. Chiudo la fiamma,
questa cremina fatta con i due tipi di formaggio, il latte e le verdurine, rimane proprio molto cremosa, che avvolge tutta la pasta. Perfetto, è ora di impiattare. La ricetta dettagliata ovviamente è tutta sul mio canale YouTube Lea in Cucina. Mettiamo ancora un pochino di cremina e un pochino di pepe. E adesso tutti a tavola!